Buongiorno, oggi cominciamo a vedere come si può richiedere una planimetria catastale. La prima cosa da fare è entrare nella propria. Poi c'è presentazione documenti, visura planimetria. Visura planimetrica. Conferma. Selezioniamo la provincia. Richiedi planimetria. Qui inseriamo il nome, la qualità, quindi se è l'erede o l'intestatario, codice fiscale, e qui mettiamo il codice fiscale dell'intestatario. In questa parte, in basso, scegliamo il comune. Per scegliere il comune, non so, di Enno, inseriamo il foglio, un foglio, no, 5 in questo caso, e un mappale, la particella. Scegliamo il formato A3 o A4 e aggiungiamo l'immobile. In questo caso, non avendo inserito un immobile, il programma ci dice che bisogna inserire i vari dati, come già detto. Facendo quell'operazione qua, poi si schiaccia avanti, si preme il pulsante avanti. Adesso si procede alla seconda fase. Dopo aver firmato quel file di prima, praticamente facendo avanti, si salva un file. Il file viene poi firmato e sempre nella modalità misura si fa l'invio del documento firmato. Si scrive il numero di pratica, e poi si inserisce il foglio mappale. Qua si va a scegliere. Va a scegliere il file firmato. Si sceglie il file che è stato firmato, non so cosa è. E poi si conferma. Dopo aver fatto questo, si chiede data dell'invio, si sceglie la data del file che è stato inviato e si vede se sono state presentate delle richieste e verrà poi specificato il file da salvare. Questo è tutto, spero che vi sia servito. Buona giornata.